Buonasera, ben trovati. Nuovo appuntamento con Serata Biancorossa. All'indomani ancora di una vittoria, la seconda consecutiva, la terza consecutiva in esterna, quarto risultato utile di fila. Numeri che servono a far brillare una classifica che oggi fa davvero gusto, possiamo dire così, guardarla. Sesto posto da condividere con Tutto Cuoio e Prato con 16 punti, zona dei play-out, insomma a distanza di sicurezza. È cambiato parecchio in casa Ancona e tutto nell'ultimo mese, tutto nelle ultime 4 giornate di campionato. Allora partiamo da qui con la nostra copertina e poi ne parliamo in diretta, vediamo. L'universo biancorosso è cambiato in appena un mese, dal KO interno contro il Grosseto alla vittoria di ieri. 4 giornate e l'Ancona si è stravolta, insicura, timida, senza identità prima, convinta, determinata, matura oggi. Era indispensabile un iniziale periodo di ambientamento alla categoria. Superato il rodaggio, Giovanni Cornacchini ha scolpito una squadra che fosse quanto più possibile a sua immagine. Poche mosse, per ora tutte azzeccate. La prima è stata l'inserimento dei difensori più esperti. A ricaricarsi i giovani, in porta Prea, dentro Kanji, Mallus da terzino, Paoli e di Erna centrali. Così si è rischiato meno, si è subito meno. Tanto che la retroguardia dorica oggi è la terza meno battuta del girone e così si è potuto anche reinserire piano piano un Didio in formato ottimale. In mezzo, il mister ha dato fiducia quasi incondizionata alle geometrie di San Pietro e all'ordine tattico di Diceglie, così da reggere l'urto dei 4 offensivi, quasi sempre Tulli, Morbidelli, Bondi e Paponi, con Tavares alternativa. Altra mossa infatti è stata quella di non schiodarsi troppo dall'idea di 4-4-2, senza disdegnare la variante del 4-2-3-1 o addirittura del 3-4-3, utilizzato a sorpresa e con beneficio ieri col Tutto Cuoio. A livello mentale, poi, i successi esterni consecutivi contro Forlì, San Marino e Tutto Cuoio hanno elevato l'ego della squadra. In campo è un Ancona che sa cosa fare per vincere e lo mette in pratica con abnegazione. Il Bondi di ieri, tornante di fascia ma coi piedi da trequartista, è l'esempio. Quindi il fattore determinante nelle formazioni di Cornacchini, il gruppo. L'allenatore biancorosso in questo è maestro. Nonostante le critiche e i mugugni, inevitabili in questa piazza, ha protetto i suoi giocatori unendoli come fossero un unico blocco. L'esultanza alla rete di Bondi racconta meglio di ogni altra cosa l'unità dello spogliatoio. Ecco, allora completata l'opera, l'Ancona si ritrova a un passo dai play-off, ma l'obiettivo non deve cambiare per non rischiare di sfaldare tutto il lavoro fatto in questo ultimo mese. Questa è la nostra copertina, uno dei temi di cui parleremo in serata. Ben ritrovata e buonasera alla nostra bellissima Vanessa Simeoni. Ciao Vanessa, buonasera. Ciao Andrea, buonasera. Ciao. Buonasera a voi che ci state seguendo da casa. Diamo ora il benvenuto agli ospiti che sono con noi questa sera. Gianluca San Pietro, centrocampista dell'Ancona, buonasera. Buonasera, grazie. Stefano Fontana, ex giocatore dell'Ancona, buonasera. Sì, buonasera. Ricordo inoltre ai nostri telespettatori che per partecipare con commenti, domande o opinioni è sufficiente mandarci un sms al numero che trovate in sovraimpressione 333-125-9844 oppure scriverci tramite la nostra pagina Facebook Serata Biancorossa o eventualmente tramite il contatto Twitter hashtag SBiancorossa. Questi i nostri contatti che potete utilizzare per partecipare alla diretta di questa sera. Allora, dopo la copertina vediamo anche gli altri titoli. Parto da San Pietro perché insomma è un Ancona che continua a vincere e che continua a offrire delle prestazioni all'altezza, soprattutto fuori casa. Quella di ieri, abbiamo detto, la terza vittoria consecutiva esterna. Sì, è stata una grande vittoria. Abbiamo dato continuità di risultato. In trasferta abbiamo dato prova di essere un'ottima squadra. Ora ci tocca, secondo me, dare fare una partita di maturità, perché con Sant'Arcangelo dobbiamo dare tutto e cercare di vincere. Non sarà facile perché loro vengono da una vittoria, quindi da domani prepareremo al meglio la partita e vedremo quali saranno i loro punti deboli. Oh, dopo un periodo così importante, così positivo per l'Ancona, secondo titolo, uno dei protagonisti può essere considerato mister Cornacchini, Stefano. Lui ieri ha detto ora siamo una squadra, ha un po' spiegato anche che cosa è cambiato in quest'ultimo periodo, però è chiaro che anche il mister avrà i suoi meriti, diciamo così. Ma direi proprio di sì, comunque sono meriti che si protraggono dall'anno scorso, perché non dimentichiamoci che l'anno scorso aveva una possibilità unica, sola, vincere il campionato, e alla fine è stato relativamente facile, ma durante l'anno e all'inizio e prima del campionato non si sa mai a quello che puoi andare incontro, quindi
Già l'anno scorso ha dimostrato di essere un ottimo allenatore per questa piazza. In più è un allenatore che si fa condizionare assolutamente pochissimo dall'ambiente esterno, un allenatore che cambia anche molto quella che è la fisionomia della squadra. I presunti titolari che tutti pensano che sono titolari a volte giocano, a volte non giocano e riposano, quindi da questo punto di vista è molto democratico, possiamo dire ecco, anche se in questo periodo non è una bella parola da dire, però è molto democratico e questo credo che sia una delle condizioni più importanti per formare il gruppo. I giocatori capiscono che sotto un certo punto di vista sono tutti uguali per l'allenatore, e questa è una grossa forza. Terzo titolo, perché abbiamo detto, insomma, è cambiato parecchio in quest'ultimo mese. Si può essere considerato questo mese un po' come la svolta del campionato dopo un inizio complicato, adesso state venendo fuori bene. Ci dai una piccola pillola, cos'è cambiato? Poi ne parliamo in maniera più diffusa, però che cos'è cambiato in questo mese? Quanto è cambiata l'Ancona in questo mese? Ma credo che abbiamo trovato un equilibrio, soprattutto tra i reparti. Abbiamo tolto tanto spazio, ad esempio, tra centrocampo e difesa. Riusciamo ad accorciare bene le misure, quindi Non rischiamo mai di prendere ripartenze, cose che nel primo periodo prendevamo spesso, quindi questo penso sia una piccola cosa che è migliorata parecchio. Poi vedremo anche le altre, perché insomma nella copertina abbiamo toccato vari aspetti, tra cui anche quello, diciamo, mentale, psicologico, se vogliamo, di una squadra che adesso ha sicuramente molta più fiducia. Il prossimo titolo lo vediamo insieme, del quarto, la classifica la vedremo tra poco, sesto posto, più vicini ai playoff che ai playout, però Stefano, è giusto che il mister dica non cambiamo obiettivi, non pensiamo ad altro, perché sennò si rischia magari grosso, visto che l'obiettivo per cui si è partiti deve essere ancora conquistato. Ma assolutamente, essendo una persona molto concreta, il mister Cornacchini sa bene quali sono i rischi che si corrono in questi periodi. L'obiettivo è stato dichiarato all'inizio dell'anno, quindi non vedo perché debba cambiare. Si possono dichiarare 2000 obiettivi, ma la cosa fondamentale è che domenica andranno in campo per vincere, poi la partita avrà il suo svolgimento e i risultati prima di iniziare sono sempre 3. Però tu vuoi vincere il campionato, tu vuoi salvarti, intanto in campo ci devi andare per vincere. Fatica andare a pareggiare o a pensare di fare cose o a pensare di strappare un punto. Tu devi andare per vincere, poi quante più ne vinci meglio è. Dal punto di vista così mediatico è meglio stare molto, molto bassi. Mi sembra che Cornacchini, da questo punto di vista, anche l'anno scorso si è sempre stato molto coerente con le sue dichiarazioni, con se stesso. E lo sentiremo anche poi nella seconda parte, insomma, con le sue parole ha fatto intendere che non cambia assolutamente nulla, anzi probabilmente adesso viene il difficile, perché domenica, non dimenticando quello che è l'obiettivo per cui si è partiti, si giocherà di fatto uno scontro diretto per la salvezza in casa col Sant'Arcangelo, che è reduce da una vittoria importante ieri 3-0 alla Pistoiese, una vittoria netta, una vittoria forse sorprendente vista la Pistoiese al Conero, però di fatto domenica ci si gioca parecchio, in fondo come sempre i punti con le concorrenti valgono qualche cosa di più dei singoli, no? Assolutamente, non dobbiamo sottovalutare il Sant'Arcangelo, noi dobbiamo andare in campo per cercare di vincere, assolutamente, se sottovalutiamo un attimo e caliamo i ritmi rischi di perdere con tutte le squadre, quindi noi dobbiamo entrare concentrati in campo e umili, perché è la nostra caratteristica. Quindi da domani inizieremo a preparare la partita per bene e poi credo che se affrontiamo come abbiamo fatto ieri non ci saranno problemi, però ovvio che ci sono anche gli altri, quindi vedremo cosa succederà.
Se ci sarà altro di cui parlare sarà anche grazie a voi, come sempre con i nostri contatti. Adesso però riepiloghiamo tutto quanto quello che ha detto l'undicesima di campionato. A te Vanessa per i risultati e classifiche. Ecco voi i risultati dell'undicesima giornata del girone B di Lega Pro. Gubbio Reggiana 3-1, Pisa San Marino 1-0, Prato Forlì 3-1, Spal L'Aquila 0-3, Teramo Pro Piacenza 1-1, Sant'Arcangelo Pistoiese 3-0, Savona Carrarese 1-0, Ascoli Pontedera 1-0, Tuttocuoio Ancona 0-2, Lucchese Grosseto 2-1. Ed ecco la classifica aggiornata del girone B di Lega Pro. Troviamo in testa la classifica l'Ascoli con 20 punti. Seguono Pisa e Reggiana 19, Spal Pontedera 17, Ancona, Prato Tuttocuoio 16, Savona, Pistoiese, L'Aquila, Teramo 15, Grosseto 14, Gubbio 13, Forlì Carrarese 12, Lucchese 11, San Marino, Sant'Arcangelo 8. Infine chiude la classifica la Pro Piacenza con 3 punti. Ah, finora sembrava di essere molto banali e ripetitivi quando si parlava di un campionato equilibrato in cui tutti i risultati erano possibili, si poteva vincere o perdere contro chiunque indipendentemente dalla classifica, e in effetti però alcuni punteggi di ieri ci dicono che così è, non è soltanto una banalità. Pensare all'Aquila che va a vincere sul campo della Spal, pensare al Sant'Arcangelo che vince in maniera netta con la Pistoiese, insomma sono quei risultati che quantomeno un po' ti lasciano a bocca aperta. Sì, ogni domenica, ogni giornata c'è sempre un risultato inaspettato, è veramente un campionato particolare, tanto equilibrio, puoi davvero vincere con tutti e perdere con qualsiasi squadra, quindi non bisogna mai sottovalutare gli avversari, assolutamente. Ci dimenticavamo anche della vittoria del Gubbio contro quella che fino a venerdì scorso era la capolista del campionato, cioè la Reggiana. Che tipo di campionato è secondo te, Stefano, questo? Se livellato, quanto verso il basso, quanto verso l'alto, se effettivamente insomma ci possa essere un equilibrio che favorisca più magari le squadre che non partono con i fari accesi per lottarsi, sì, per il vertice. Sì, sicuramente equilibrato, basta vedere che mi sembra che Piacenza aveva 8 punti di penalizzazione. Mi sembra. Sì, 8 punti. Adesso quindi, se non avesse quelli sarebbe tra 11. Tra l'ultima e la prima ci sono 12 punti, fai 3 vittorie in fila, sei in zona playoff, non so, ci sono i playoff quest'anno? Sì, ci sono i playoff. E probabilmente il girone B continuasse con questo trend, porterebbe una squadra in meno in confronto al girone A e al girone C ai playoff. A quest'ora forse è meglio questi discorsi farli alla mattina. No, però per dire che in confronto i due gironi si sono fatti meno punti. Differenze. Sì, sì. È difficile dire, secondo me, dire se è equilibrato verso il basso o verso l'alto, perché alla fine io da quando ho iniziato a giocare a calcio, però, ma adesso ho pure smesso da un sacco di anni, quindi ho sempre sentito dire era meglio, era più forte, c'era più qualità una volta, e questo l'ho sempre sentito da quando ho iniziato e lo sento pure adesso. Io dico che il calcio è in continua evoluzione, è sempre più difficile fare gioco, quindi tante volte si pensa a un calcio più livellato verso il basso, la cosa vera invece è che le squadre lavorano molto di più dal punto di vista tattico, quindi è molto più difficile trovare spazi e fare delle belle giocate, tra virgolette. Quindi il calcio che cambia e continuerà a cambiare. Vediamoci allora, visto che si è fatto anche un cenno a quella che è stata la partita di ieri, quella che ci riguarda più da vicino, vediamo gli highlights della vittoria dell'Ancona a Pontedera col Tuttocuoio, poi ne parliamo in diretta. Allungare la striscia di risultati utili consecutivi, allungare il filotto di vittorie esterne, sono i due obiettivi con i quali l'Ancona si presenta a Pontedera, il campo che accoglie la sorpresa, il Tuttocuoio. Una sorpresa perché? Perché nel corso degli ultimi pochi anni ha compiuto una scalata eccezionale dalla promozione alla Lega Pro, e sul sintetico di Pontedera finora la squadra neroverde non ha mai concesso blitz agli avversari. Ci prova allora la squadra di Cornacchini. Serrotti in area di rigore, Colombo controlla, calcia in porta. San Pietro gira per Paoli, che torna dall'altra parte.
di Ceglie per Bondi. Lancio lungo per lo scatto di Tavares, posizione regolare, Tavares in area, ancora Tavares dopo Bacci, Tavares, calcio in porta ed è il gol del vantaggio. Sta per scoccare la mezz'ora, parte Colombo, Aprea tira fuori il pallone dalla porta e poi Mallus allontana la minaccia, ripropone Gargiulo, posizione di fuori gioco però, degli avanti del tutto cuoio. Cross di Pacini in area di rigore, Gioia non controlla, c'è Colombo, la rovesciata di Colombo, la parata di Aprea, Bondi. E finisce qui il primo tempo, le squadre vanno al riposo, Morbidelli. Ancora lui, prova l'ingresso in area, scarica fuori per il cross di prima di Didio e l'anticipo di Falivena, provvidenziale prima di Tulli, di Ceglie da lontano, Paoli, di Ceglie, cambia gioco per Dorazio, inseguito da Gioè, Dorazio dentro per Tavares di testa, la parata da parte di Bacci, seconda palla gol, Tavares controlla, evitato Gargiulo, poi vede lo scatto di Morbidelli, il pallone ai giri giusti, Morbidelli lo tiene in campo, lo gioca all'indietro per Didio, il controllo di quest'ultimo, parte il cross in area, Bondi di testa, la palla rimane lì, Bondi, palo e gol, è il gol del 2-0 al nono minuto, il primo gol in campionato del capitano biancorosso Raffaella Bondi, Ancona 2, tutto cuoio 0. San Pietro, Mulas calcia via, Dorazio prende una botta da Gioè, arriva la segnalazione del guardalinee, rosso per Gioè. Mulas cerca ancora l'area di rigore dell'Ancona, prolunga in grosso, poi Falivena, controlla Camillucci che si incarta con questo rischioso tentativo e poi la conclusione di Falivena deviata in corner da Aprea. Paponi con il petto, controlla palla, porta a spasso due avversari, rincorso da Mulas, sempre Paponi in possesso, il tocco all'indietro per Bondi. Dorazio va a prendersi il pallone ma intanto finisce qui dopo 5 di recupero, l'arbitro manda tutti sotto la doccia, l'Ancona espugna Pontedera e vince sul campo del tutto cuoio dove nessuno finora c'era mai riuscito, Ancona al quarto risultato utile consecutivo. Allora, queste le immagini, due sms di chi vuole esprimere il proprio punto di vista su questa vittoria. Buonasera, ieri contro il tutto cuoio ho visto una squadra giocare con personalità e carattere. Tutti i reparti hanno lavorato molto bene. Avanti così, forza Ancona, sempre. Ho visto la partita più bella da inizio campionato. Squadra compatta, con un bel gioco. Vogliamo bassi e sabato concentrati, perché tutte le partite sono battaglie. Forza Ancona. È un po' quello che ci stavi dicendo all'inizio, no? Quell'equilibrio fra i reparti, che forse qualche tempo fa non c'era. Però ieri si è avuta l'impressione di una squadra che avesse un'idea molto molto chiara di come fare per vincere e di averla messa in campo senza alcun problema, no? Assolutamente, abbiamo giocato secondo me una partita con molta personalità a livello anche di palleggio, siamo usciti in alcune circostanze dove davvero molto bene e dobbiamo continuare su questa strada, ogni settimana si vedono tanti miglioramenti perché miglioriamo ogni giornata, quindi lavoriamo tanto durante la settimana e quindi credo che questo gruppo può davvero migliorare parecchio, quindi ora sabato, come ripeto, non sarà facile perché sulla carta ci danno per scontato la vittoria, però questo campionato dà veramente certe sorprese e quindi dovremo affrontarla con umiltà. Ce lo ricorda anche Stefano che ci scrive questo sms? Indubbiamente è un bel vedere. Ora occorre fortemente tenere alta la concentrazione e la cattiveria agonistica. Il pericolo è quello di abbassare la guardia e perdere quanto di buono è stato fatto. La prossima partita, a mio parere, sarà determinante per la verifica dell'Ancona. Ciao Stefano. Poi mentre stavamo vedendo le immagini,
un po' un tuo commento a microfono spento, quel gol di Bondi un mese fa, qualche partita fa, forse non sarebbe mai un mese fa non così come entrato. Anche il gol di Tavares, di fatto è stata la prima vera azione creata dopo 25 minuti, eppure siete stati cinici per sbloccare subito, a volte si faceva fatica prima, no, a far subito gol. Assolutamente, un mese fa secondo me la palla di Bondi sul palo non sarebbe entrata. Ci vuole convinzione, ci vuole tanta cattiveria agonistica e ultimamente questo sta avvenendo in campo, a dimostrazione dei gol che stiamo facendo, sfruttiamo al massimo le occasioni che abbiamo. Da giocatore, no? Quale sei stato tu, Stefano, vedere queste immagini con una panchina che esulta il gol del capitano, tutta la panchina intera, è un bel segnale, no? Che poi al di là le partite si possono vincere o perdere, ma di fatto forse una delle cose migliori di Cornacchini, una delle capacità migliori è proprio quello di creare il gruppo. Ma credo che una bella soddisfazione per l'allenatore, cioè, non penso a una panchina di attori, penso che quella è una cosa proprio sentita. E come dicevo prima, forse di saper gestire un gruppo anche importante in certi giocatori, ma gestirlo tutto nella stessa, con lo stesso metodo di giudizio. E questi sono i risultati e sono anche, è vero che la palla magari un mese fa non entrava, però è anche vero che le squadre mentalmente forti, quando giochi con cattiveria, di solito poi le cose ti girano per il verso giusto. È una regola strana, però funziona così veramente. E adesso forse è il momento giusto che le cose girino un pochettino fortunatamente. Non completamente, se vogliamo, perché c'è il discorso infortuni che comincia a diventare un po' un discorso che vi sta frenando in qualche modo. L'ultimo, quello di ieri, è di Tulli. Fortunatamente non ci sono delle lesioni, ma una distorsione alla caviglia è da valutare a partire da domani per capire, insomma, quanto ci vorrà per rivedere Tulli in campo. È l'ultimo di una serie di infortuni che stanno colpendo un po' l'Ancona. Vediamoci le pagelle con i giudizi che abbiamo dato su alcuni protagonisti di ieri e poi ci sono un paio di SMS per San Pietro. Continua a dare personalità alla difesa, ma soprattutto continuamente Reguantoni a protezione della porta. Miracoloso su Colombo alla mezz'ora, attento nel finale su Falivena. Al rientro dopo l'infortunio si fa ammonire dopo appena due minuti. Ha un osso duro come Colombo, ma regge con sicurezza. Corre, lotta, pressa, ma soprattutto segna il gol del vantaggio, il terzo in campionato. Freddo e cinico dopo la ribattuta a cercare e trovare il varco per mettere la palla in porta. Esterno di centrocampo nel sorprendente 3-4-3 di Cornacchini. Difende e fa la fascia come un tornante. Mette qualità nel lancio per Tavares e la punta del piede destro per la sua prima rete in stagione. I nostri voti, almeno 4 dei 14 voti dei giocatori che sono scesi in campo, con la grafica abbiamo anche il riepilogo di tutti quanti, tanti voti alti come giusto che sia, insomma, e se vogliamo andare a sottolineare anche la prova di Didio, che forse era stato uno di quelli che negli ultimi tempi ha visto poco il campo, adesso è tornato di nuovo dentro e ieri si è comportato molto bene, compresi insomma sia Bondi che Tavares, entrambi marcatori di questa giornata. E poi ci sono due SMS per San Pietro invece che li leggiamo. San Pietro, bravo questo ragazzo, complimenti. E poi un altro. San Pietro, lo sai che assomiglia a Strootman? Beh, non male, magari. Insomma, calcisticamente magari. Direi, no? È un bel confronto. Un bel confronto. Però noi abbiamo detto che una delle dei motivi di svolta, una delle mosse insomma anche tattiche di quest'ultimo mese che hanno un po' cambiato volto all'Ancona è stata la tua continuità lì in mezzo al campo con Di Ceglie. Vi siete insomma trovati bene, siete anche con qualità complementari, no? Se esatto. Vogliamo in campo. Sì, per qualità ci completiamo. Il mister fin da subito mi ha dato tanta fiducia. Io cerco comunque di ripagarla ogni settimana. Quindi lo ringrazio, spero di continuare sempre su questa strada e di migliorare assolutamente a livello anche fisico, perché sono arrivato, ero in ritardo di condizione e ultimamente già sto molto meglio rispetto all'inizio. Ora però non bisogna mollare niente, perché prossima settimana c'è un'altra battaglia da affrontare, quindi dobbiamo prepararla al meglio.
Allora, ultimo SMS prima di andare in pausa. Adesso che abbiamo tra i pali un portiere e la difesa si è assestata, d'ora in poi i capiscioni che fischiano, se lo spettacolo non li soddisfa, gli conviene starsene zitti e la domenica, dato che non hanno il palato fino, vedere in TV la Serie A su Sky Red Bull. Allora, questo SMS ci consente, ci serve per chiudere la nostra prima parte. Andiamo in pausa, Vanessa? Ci fermiamo per un breve spot pubblicitario, restate con noi.